Ed eccoci dunque arrivati al momento conclusivo di questa sesta edizione del New Insurance Main Event. È stata una mattinata decisamente ricca e importante, anche grazie al keynote speech di poco fa. Insomma, abbiamo cercato di mettere sul tavolo davvero gli elementi fondamentali che caratterizzano non solo questo periodo, ma il periodo che abbiamo appena trascorso. Sicuramente un periodo che ha rimodulato il nostro modo di fare business, le nostre esistenze, le nostre abitudini. Insomma, l'abbiamo ripetuto più volte e continueremo a farlo perché lo scopo è quello di guardare oltre. Adesso è il momento di fare un passo in avanti, anzi forse 100 passi in avanti, proprio per essere più lungimiranti e guardare nel medio-lungo periodo. Fino a poco fa, poco tempo fa, insomma, purtroppo dovevamo ragionare di giorno in giorno, anche se poi le strategie messe in atto dalle diverse compagnie, cosa di cui parleremo anche in questa tavola rotonda, hanno permesso di prepararsi per l'avvio della normalità, della nuova normalità. Quindi abbiamo parlato di strategie, appunto ricordiamo questa parola, investimenti, processi nuovi, tecnologie, la parola tecnologia ritornerà anche in questa tavola rotonda, e naturalmente per capire come farà a essere più competitivi sul mercato. Io volevo citare, prima di introdurre i relatori, gli ospiti che saranno con me in questa tavola rotonda, Thomas Jefferson, questa frase che mi sembra molto indicata per gli argomenti che tratteremo. Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. E beh, insomma, effettivamente abbiamo dovuto anche mettere a disposizione di noi stessi e del nostro lavoro delle questioni che non avevamo considerato prima, e questo lo chiederò naturalmente ai miei ospiti. Bisogna guardare oltre i confini tradizionali, quindi aprire nuovi orizzonti e cercare partnership con realtà terze, collaborazioni, così da creare un vero e proprio ecosistema di servizi. E appunto il titolo della nostra tavola rotonda è la costruzione di ecosistemi sostenibili, dove anche la parola sostenibilità la fa da padrona. Do subito quindi la parola ai miei ospiti, così non tolgo tempo a loro. Saluto l'ospite che è con me in studio, Simone Ranucci Brandimarte, socio fondatore e presidente Iolo Group e Italian Insurtech Association. Grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Eh beh, digitale sarà centrale nel suo intervento, poi lo sentiremo insieme. E in collegamento Roberto Anesin, buongiorno, Chief Intermediaries and Digital Insurance Business Officer di ARAG Italy. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lorenzo Agresti, direttore commerciale marketing Credit Trust Assicurazioni, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti voi. Marco Bracchini, Chief Marketing Brand and Customer Relationship Officer, Gruppo Sara Assicurazioni. Marco, buongiorno. Buongiorno, ben trovati. Bentrovati a tutti e diamo il via alla tavola rotonda. Partirei proprio da Simone Ranucci Brandimarte per contestualizzare un po' anche tutte le questioni che ho Sì. elencato in modo approssimativo, ma insomma che approfondiremo proprio con voi. In che modo, domanda numero uno, stanno evolvendo i bisogni dei clienti in questo nuovo contesto, che non è ancora cambiato del tutto, secondo me, e quale ruolo soprattutto ricoprirà nel futuro il digitale? Ovviamente agganciamoci a come è cambiato nell'ultimo anno. Certamente, l'industria assicurativa è abbastanza all'inizio rispetto ad altre industrie del percorso di digitalizzazione. Cosa sta succedendo? Non è un tema tecnologico, ci sono nuove tecnologie che abilitano nuove offerte, nuovi modelli distributivi, ma non è quello il punto. Il punto è che un nuovo consumatore digitale sta avanzando e aumenta rilevanza nell'ambito del mercato potenziale dei servizi assicurativi. Nel 2020 questo Insurance Digital Customer, quindi un cliente assicurativo digitale, era a circa il 32%, era il 10% 3 anni fa, sarà all'80% nel 2030 e sarà il 100% nel 2040. Quindi questo consumatore digitale diventa il consumatore di riferimento. Secondo punto, una serie di nuovi ecosistemi legati da bisogni nuovi, servizi nuovi, la micromobilità, la mobilità urbana, la connected car, la casa connessa stanno comparendo rispetto a prima che non erano presenti. Nuovi ecosistemi, nuovi bisogni, nuove opportunità di servizi assicurativi. Terzo punto, nuovi attori stanno entrando nella filiera distributiva, quindi le telcos, le utilities, l'e-commerce. Diciamo chiunque opera nei servizi al cittadino. Quindi la filiera di player interessati a integrare con una o più offerte assicurative il proprio valore verso il consumatore stanno aumentando. Quindi nuove tecnologie, consumatore digitale che avanza, nuovi ecosistemi e
e nuovi player che entrano nella filiera distributiva. Questo sta accadendo. Cosa comporta? Beh, comporta la necessità di adeguamento delle strategie e dei modelli operativi delle compagnie assicurative e dei grandi intermediari. Quindi tecnologia, quindi capacità di analisi del consumatore digitale. Quindi competenze digitali, quindi sostanzialmente quello che è già avvenuto nel publishing, nel banking, nel travel e in altre industrie, quindi che hanno dovuto investire non solo in modelli operativi technology oriented, ma soprattutto in competenze digitali che gli permettano loro di comprendere, analizzare e gestire i bisogni del consumatore. Tutto questo è una grandissima opportunità. Perché? Perché il settore assicurativo soggetto a questa digitalizzazione non vedrà una cannibalizzazione, ma vedrà un ampliamento del mercato potenziale. Perché diciamo questo? Perché l'industria assicurativa è sottopenetrata. Quindi, al di là di pochi prodotti, come i miei colleghi molto più esperti su questo ambito mi insegnano, è, diciamo, al di là dell'auto, di altri prodotti, la penetrazione è molto bassa. Benissimo. Voglio solamente citare l'azienda che poi io ho cofondato, che è Yolo. Nel 2019 Iolo ha venduto circa 20.000 assicurazioni sportive. Il 97% dei clienti non aveva mai sottoscritto un'assicurazione sportiva. Perché? Perché i nostri prodotti erano giornalieri e diciamo per 2 giorni, quindi avevano un costo molto basso, erano sottoposti e diciamo promossi al momento in cui il cliente faceva sport, quindi contestuali, e quindi quell'audience che prima non era disposta a spendere una polizza annuale da 120-130 euro era invece pronta a pagare qualche euro per una polizza giornaliera. Evidentemente non stiamo parlando di un consumatore che diventa importante e forse nemmeno profittevole, ma è un nuovo consumatore. Quindi la digitalizzazione porterà nei prossimi 10 anni, perché anche va vista con una certa lungimiranza e non con, diciamo, né con eccessivo entusiasmo né con dramma, quindi nei prossimi 10 anni porterà a un progressivo cambiamento del modello operativo e il modello distributivo, che alla fine, secondo l'analisi di mercato, diciamo, eminenti di carattere europeo, porterà a un aumento della penetrazione, quindi ottima opportunità. Certo, beh, anche perché questo è interessante, 10 anni, abbiamo preso Certo. questo tempo, anche perché in questo anno effettivamente si sono accelerati tanti processi che erano già in corso, chiaramente che sarebbero stati più lenti, però dovuti all'emergenza. Ma insomma, l'ideale è sempre agire non sotto emergenza, sotto Certo. pressione, ma questo vale un po' per tutto, figuriamoci quando bisogna davvero modificare anche il modo di rapportarsi con nuove tecnologie e con nuovi modi di lavorare, quindi sicuramente. Quindi 10 anni è il tempo che lei si dà. Ecco, Abbiamo 10 anni, abbiamo 10 abbiamo anni. 10 anni. Beh, allora, lavorando come sappiamo fare noi, se sappiamo appunto contestualizzare tutto, dovremmo farcela. Poi sentiamo anche gli altri ospiti. Allora, domanda successiva, ovviamente a partire anche dalle considerazioni che sono state fatte dal dottor Brandi Marte, la rivolgerei sia a Lorenzo Agresti sia in realtà a tutti e tre. Facciamo così, così li inseriamo tutti nel discorso. Del popolo italiano che solitamente si dice essere sottoassicurato. Noi ne abbiamo parlato in una delle tavole rotonde precedenti. In realtà poi abbiamo anche sfatato un po' di falsi miti o comunque abbiamo parlato di come è cambiato questo aspetto. Io chiedo, magari parto proprio da Lorenzo Agresti che ho già citato. In questi momenti, in termini di proposizione e distribuzione dell'offerta, che cosa le diverse assicurazioni possono fare affinché ci sia, come dire, una trasmissione di informazioni per i clienti che possano diventare quindi più efficaci. E si è parlato molto anche del cambiamento, delle relazioni sociali, chiaramente anche il cambio nel modo di avere a che fare con i clienti. Insomma, quali sono le strategie più efficaci che, a vostro parere, Lorenzo? Grazie, grazie. Beh, qualcosa bisogna cambiare per forza perché i numeri delle assicurazioni, in particolare il mondo danni, ovviamente l'Italia è il paradiso delle assicurazioni vita finanziarie, ma certo non lo è per la parte danni. Quindi qualcosa bisogna cambiare. Noi pensiamo che ci siano 3 elementi che devono essere alla base di una qualsiasi strategia su cui noi stiamo lavorando. Il primo è quello dei prodotti, anche perché essendo banca assicurazione indubbiamente venivamo un po' indietro, quindi quello che abbiamo dovuto fare, quello su cui ci siamo concentrati nei scorsi anni è quello di adeguare la nostra gamma prodotti in modo da essere all'altezza del confronto sul mercato. Penso che abbiamo fatto veramente dei passi da gigante, introducendo anche delle innovazioni di cui magari
parleremo dopo. Però i prodotti vengono alla fine, sono la soluzione, prima vengono i bisogni dei clienti e quindi non è con quei prodotti che ce la caviamo, anche perché i prodotti poi sono facilmente imitabili. Penso che i due elementi più importanti ancora siano altri. Il primo è quello delle competenze con le quali ci proponiamo ai clienti. Si tratta di aree di bisogno che in particolare in Italia sono sottostimate, sottovalutate dai clienti, da tutti noi. Spesso si tratta di bisogni non solo sottovalutati, ma in qualche caso addirittura rimossi o latenti, perché non ci fa piacere pensare a certe cose, e di conseguenza la capacità di qualsiasi operatore, di qualsiasi rete distributiva di far emergere questi bisogni è un lavoro altamente professionale e anche complesso. È anche complesso e quindi richiede degli investimenti importanti. Noi su questo ci stiamo muovendo anche in maniera innovativa. Può sembrare qualcosa di intangible, ma è qualcosa di estremamente importante, perché come ci approcciamo ai clienti e come siamo in grado di far emergere i bisogni poi ci dà la possibilità effettivamente di essere più efficaci e dare loro veramente quello che serve. Certo. Il terzo elemento invece è come banca assicurazione ci vede in teoria in una posizione di vantaggio, forse l'unico vero elemento di vantaggio che è il banca assurance, la carta che si può giocare in questo contesto, che è quello dell'utilizzo dei dati. La banca ha molte informazioni, ha molti dati sui propri clienti e può trasformarle in informazioni rilevanti per individuare effettivamente i bisogni dei clienti, e quindi questo è un punto molto interessante. È chiaro che c'è sul tema dell'utilizzo dei dati tutta una complessità da affrontare, anche la disponibilità di ognuno di noi nell'accettare l'utilizzo dei dati anche un po' brillante da parte di alcuni digital player è molto più ampio rispetto al mondo delle banche e assicurazioni, e quindi quello che non dobbiamo mai dimenticare, la stella polare della nostra attività, è veramente un utilizzo etico di questi dati. Non dobbiamo mai dimenticarci che quello che ci deve muovere nell'utilizzare e analizzare questi dati e farli diventare informazioni rilevanti è primo e sempre l'interesse del cliente. Certo. Trovare veramente, individuare quali sono i bisogni e poi grazie a un'offerta che oggi è molto più completa rispetto al passato, è molto più ampia e permette molto di più rispetto al passato di scegliere cosa effettivamente serve al cliente, ecco che il match può diventare molto molto interessante. Ma l'utilizzo etico dei dati è un elemento imprescindibile di cui dobbiamo assolutamente tener conto. Beh, mi verrebbe da dire protezione dei dati e protezione del cliente, no? Vanno di pari passo, perché chiaramente bisogna stare attenti, quindi la parola protezione mi ha riportato subito a questo aspetto, e poi l'utilizzo etico fondamentale. Allora, stessa domanda appunto a Roberto Anesin, arrivo da lei. Insomma, cosa aggiungerebbe rispetto a quello che è stato detto fino adesso da questo punto di vista? Grazie per la domanda. Direi che noi come ARAG abbiamo un punto di vista, un osservatorio particolare, nel senso che siamo una compagnia di tutela legale, quindi una compagnia specializzata in un settore di nicchia per quanto riguarda il mercato assicurativo. Abbiamo però una rete molto ampia, una rete composta da circa 1000 intermediari, agenti e broker sul territorio. E quindi devo dire che, come è stato anticipato, c'è stata senz'altro un'accelerazione di alcuni processi già in atto di cambiamento. Il nostro osservatorio ci dice che la tecnologia è un fattore importante, abilitante, ma di fatto quello che cambia è proprio la relazione tra cliente, intermediario e compagnia. Noi pensiamo che gli intermediari professionali in ambito danni continueranno a essere comunque centrali, quantomeno nella distribuzione delle linee specialistiche ad alta specializzazione, come appunto può essere la tutela legale. Vi cito magari un esempio di quello che dal nostro punto di vista è stato fatto, abbiamo fatto noi come ARAG, per cercare appunto di utilizzare l'innovazione tecnologica e al servizio della nostra rete. Quindi noi già da qualche anno abbiamo messo in pista, abbiamo predisposto delle campagne di digital marketing, delle campagne B2B2C co-brandizzate con la nostra rete, quindi utilizzando dei tool tecnologici che ci consentano di aumentare i punti di contatto, i touch point con i clienti finali e fare in modo che con delle campagne di sensibilizzazione i clienti poi possano
accedere a informazioni utili per quanto riguarda la tutela dei propri diritti e poi decidere se acquistare anche una polizza assicurativa. La cosa interessante che abbiamo visto è che utilizzando comunque il diciamo così, il brand dei nostri intermediari e quindi il loro database e la loro relazione molto stretta con i clienti aumenta in maniera esponenziale l'efficacia di queste campagne. Il secondo tema che abbiamo visto è che pandemia permettendo e quindi situazione contingente comunque si realizza un modello ibrido perché pur avendo i clienti la possibilità di acquistare completamente online in gran parte dei casi ancora l'acquisto si finalizza fisicamente. E quindi abbiamo realizzato di fatto un modello ibrido e abbiamo cercato di mettere i nostri intermediari comunque in una posizione centrale, lasciando però i clienti liberi di scegliere quale sia poi la miglior modalità per loro di finalizzare l'acquisto. Okay. Come vi dicevo, con redemption molto alte, in alcuni casi anche oltre il 3,5%, che sono tassi molto elevati per analoghe campagne in ambito finanziario e assicurativo. Certo, beh, allora, concetti che peraltro ritornano anche in questa tavola rotonda che sono apparsi nelle precedenti, soprattutto nella seconda della giornata in cui abbiamo parlato del futuro che starebbe nell'iperpersonalizzazione con modelli ibridi. Adesso io collego un po' tutto perché mi piace naturalmente tracciare un filo conduttore logico, perché poi è tutto estremamente collegato e sono, diciamo, degli spunti barra ricette che possono servire, insomma, per ragionare diversamente e in modo assolutamente preciso per il futuro. Bisogna differenziarsi. Un'altra cosa che metterei sul tavolo e girerei quindi la stessa domanda a Marco Bracchini. Marco, arrivo da lei chiedendole se poi la chiave tra le tante di lettura che possiamo dare è proprio questa, cioè saper dare una proposta, offrire una proposta che palesemente, lampante, in modo lampante sia diversa, no? Proprio andiamo verso la personalizzazione sempre più evidente. Sì, grazie per la domanda. Direi che ovviamente il tema della distintività dell'offerta e la capacità di saper offrire un prodotto che sia sempre più su misura rispetto a quelli che sono i bisogni di copertura assicurativa di cui si fanno portatori i nostri clienti, il cliente in generale, è una delle chiavi per poter in qualche modo essere più proattivi e superare anche questa, diciamo, resistenza, no? Che in qualche modo è già stata citata dai miei colleghi e che è tipicamente dovuta a una percezione, diciamo, latente del bisogno assicurativo, che non è così piena e che non porta in maniera diretta appunto il cliente ad informarsi e a chiedere in maniera più strutturata per poter far fronte appunto al rischio di cui è portatore. Il tema d'altra parte del nostro gap, no, dal punto di vista proprio strutturale di coperture assicurative, ricordiamo che sul non auto, se guardiamo il rapporto dei premi su PIL, siamo tra i paesi in Europa che è più indietro da questo punto di vista. È un tema che è dovuto indubbiamente a una questione di cultura, di approccio al tema della prevenzione, ma anche tipicamente dovuto al fatto che quello assicurativo è indubbiamente un settore complesso, dove si crea inevitabilmente una simmetria informativa tra chi propone, quindi le compagnie, le reti sul territorio o anche attraverso la vendita diretta, e chi deve acquistare, che indubbiamente ha di fronte prodotti complessi che in qualche modo devono essere proposti e saper in qualche modo venduti in maniera corretta per poter stimolare al meglio appunto l'esigenza assicurativa. Per questo noi, anche attraverso la nostra rete, pensiamo spesso, no, al ruolo anche sociale che ha un assicuratore, che ha il consulente assicurativo, che è quello appunto anche di sapere indagare al meglio queste aree di rischio, così da far sviluppare un approccio di prevenzione e di corretto dimensionamento appunto anche del prodotto che il cliente deve in qualche modo individuare. Il tema della simmetria informativo è un tema che permane in maniera importante su tutto il non auto. Noi tipicamente distinguiamo in maniera chiara, no, questi due veri e propri mercati, no, nel campo dell'assicurazione, che sono il mercato dell'auto, che è un prodotto di domanda che nasce da un obbligo
normativo ovviamente che quindi più o meno tutti conosciamo, anche banalmente perché chiunque ha un veicolo targato deve assicurarsi. E lo distinguiamo in maniera netta dall'altro mercato che è invece un mercato di offerta e che riguarda tutto il tema dei prodotti non auto. Lì è più complicato intercettare il bisogno e la rete sul territorio ha un ruolo fondamentale che è prima di stimolo, poi direi di giusta trasmissione degli aspetti proprio culturali in senso appunto di sviluppare un approccio che va nella logica della prevenzione, sì. E poi ovviamente quello più tecnico che è quello di trovare il miglior prodotto da proporre a quel particolare cliente per coprire quei particolari bisogni. Per questo anche noi, ho sentito dire dai miei colleghi, stiamo sfruttando quello che è oggi indubbiamente un formidabile abilitatore, che è la tecnologia, per cercare di lavorare in questo senso, cioè per cercare di portare in maniera sempre più diretta il tema della prevenzione e della copertura assicurativa ai nostri clienti e permettere alle nostre agenzie, alle nostre persone sul territorio di poter coordinare al meglio quello che è appunto l'approccio distributivo, cercando di realizzare un vero e proprio sistema omnicanale che permetta, certo, appunto di intercettare anche quelli che oggi chiamiamo i clienti ibridi. Assolutamente, beh, l'omnicanalità, la multicanalità, insomma, è l'assist perfetto per il dottor Brandimarte, perché stiamo parlando di nuovi bisogni, naturalmente, assicurativi e non, chiaramente i nuovi bisogni arrivano da ogni dove, figuriamoci però se dobbiamo parlare di assicurazioni, certo, no? Quindi con tutto quello che è già emerso. E visto che mi rifaccio al titolo di questa tavola rotonda, costruire questi ecosistemi sostenibili, come stanno evolvendo le logiche di ecosistema? Ma diciamo con le tecnologie e con nuovi modelli di business, nuovi modelli di offerta si stanno creando degli ecosistemi nuovi su cui al di là del comparto assicurativo le grandi industrie stanno puntando. Ad esempio ne cito alcuni, ma non sono solamente questi, tutta la micromobilità urbana. Negli ultimi 2 anni abbiamo visto le nostre città popolarsi di scooter, biciclette a noleggio, monopattini. Questo è un mercato molto importante che va a toccare il mercato del trasporto urbano. La casa integrata, tutti i grandi produttori di elettrodomestici e di tecnologia stanno puntando sull'integrazione via HTTP, ovvero via internet delle nostre abitazioni. La casa connessa, l'auto connessa, abbiamo visto le dichiarazioni di Elon Musk, tutti gli sforzi che si sta facendo di un prodotto auto che diventa al 100% completamente connesso all'infrastruttura digitale. Ma poi c'è la salute connessa, il benessere, bene. Tutti questi ecosistemi danno origine a grandi opportunità economiche e vanno a soddisfare degli interessi, dei nuovi bisogni dei consumatori. E devo dire che, in particolare quelli che ho citato, stanno riscontrando grandissimo successo. Nuovi ecosistemi, nuovi bisogni, nuovi prodotti assicurativi. Quindi la grande opportunità del comparto assicurativo è quello di andare a progettare, implementare e gestire quelle che sono le coperture e la soddisfare le esigenze di produzione nuove. Quindi, diciamo, sulla mobilità urbana, sulla salute connessa, sull'auto, ci sono delle opportunità legate alla tecnologia e legate ai dati, tantissime informazioni che arrivano dal consumatore, dal suo comportamento, che non solo abilitano la possibilità di offrirgli un servizio assicurativo ad hoc, customizzato e flessibile, ma anche di andare a acquisire una serie di informazioni che mi permettono di ricostruire dei profili in grado di, diciamo, di offrirgli delle opportunità di protezione non necessariamente correlate a quello. Faccio un esempio: il soggetto che utilizza un monopattino, quindi ecosistema micromobility urbana in città, è evidentemente interessato ad avere una protezione infortuni RC o allargata, comunque aumento franchigie del suo percorso, ma è probabilmente un soggetto dinamico, cittadino, diciamo, con un certo age group che io conosco in quanto fornito dall'abilitatore del servizio, che mi permette anche di offrirgli qualcos'altro. Per far tutto questo cosa bisogna fare? Da una parte la cosiddetta open insurance, quindi la capacità delle compagnie di integrarsi direttamente o indirettamente a questi ecosistemi tramite HTTP, tramite API, tramite web service, e si registrare un'integrazione che faccia circolare le informazioni. Secondo, come dicevano i miei colleghi, data management capabilities, la capacità di da alcuni dati di arricchirli laddove serva e di andare a elaborare dei servizi che sottolineano questi dati, quindi delle grandissime opportunità. Sono però ecosistemi nuovi destinati a crescere e a durare.
mettiamoci in testa che l'innovazione tecnologica che sostanzialmente sta diciamo, impattando sul territorio industriale porta alla creazione di nuovi ecosistemi che arriveranno e che ad oggi ancora non vediamo. Quindi la flessibilità di adeguarci e di sfruttare le opportunità diventerà un asset di competitività del futuro del settore assicurativo. Certo. Questo è molto interessante anche perché effettivamente abbiamo già risposto, esempi concreti sono importantissimi, sì. Quello che ha fatto lei, abbiamo aperto proprio questa tavola rotonda parlando di quali possono essere nuove sinergie, no? Devono essere assolutamente aperte, lei ha detto open mind, se non ho capito male ho usato un'altra espressione. L'espressione diciamo che si dice è l'open insurance, che è un'espressione di natura tecnica, okay, ma in realtà è un tema di flessibilità, esatto, rimanda a un modello mentale, certo, no? In cui bisogna assolutamente estendere, perché poi parte tutto da lì, un processo culturale, certo. Ed è emerso anche precedentemente, quindi l'ha confermato con questi esempi. A proposito di esempi concreti, e parliamo proprio di partnership, restiamo su questo tema, mi piacerebbe sapere in che modo la creazione di partnership strategiche può diventare proprio l'elemento fondante dello sviluppo del business, quindi quel valore aggiunto, no? Lo definiamo spesso così, e quindi può essere anche d'aiuto alle varie compagnie ad estendere i propri servizi. Esempi concreti ve li chiedo perché è importantissimo, soprattutto visto che siamo nella tavola rotonda conclusiva di questa mattinata e non vogliamo dare solo degli input astratti, ma insomma dare delle vere e proprie ricette. Allora, Roberto Anesin, riparto da lei. In che modo si può fare tutto questo? Allora, mi allaccio sicuramente a quanto già detto sul tema degli ecosistemi. Noi da anni stiamo lavorando a quello che definiamo il mondo ARAG, un ecosistema di prodotti e servizi dove la tecnologia è un po' il fattore abilitante per poter garantire ai nostri clienti l'accesso alla giustizia, che è un po' la mission di ARAG, appunto, essendo specializzata nella tutela legale. L'idea nostra è quella proprio di passare dal ruolo tradizionale, se vogliamo, un po' vecchio, no? Di assicuratori che pagano un sinistro a appunto soggetto che consentano un facile accesso alla tutela dei propri diritti, quindi la soluzione di problemi. Noi abbiamo sviluppato questo mondo sia internamente con alcuni servizi che gestiamo in casa, sia attraverso partnership con società esterne, tecnologiche e non. Vi faccio qualche esempio. Servizi interni sono per esempio la possibilità di accedere al nostro network di legali convenzionati, che sono più di 800, con criteri qualitativi e competenze molto molto specifiche, che possono essere estremamente utili in determinate situazioni, in determinate controversie. Un servizio di consulenza telefonica, uno sportello di consulenza telefonica che abbiamo attivato e che poi rendiamo disponibile per tematiche di attualità. L'ultima è stata quella dell'ecobonus, ma ancora di più, se vogliamo, l'anno scorso, quando è scoppiata la pandemia, avevamo attivato uno sportello di consulenza telefonico per le imprese su tutte le tematiche legali dovute al Covid, alle normative di prevenzione della pandemia, quindi pensate quanti DPCM si sono succeduti nel tempo e quindi anche le imprese, i datori di lavoro, con quale difficoltà si sono districati in queste materie. Abbiamo poi sviluppato anche tutta una serie di soluzioni self-service per i clienti con piattaforme digitali, quali una chatbot sul nostro sito e quindi la possibilità poi di avere delle in tempo reale delle risposte sulle tematiche di maggior attualità, quali magari problematiche legate all'e-commerce, alle utenze, ai sinistri stradali e così via. Abbiamo sviluppato un paio di soluzioni in sinergia con il gruppo, in quanto ARAG è una multinazionale con casa madre tedesca, presente in tutti i principali paesi europei, negli Stati Uniti, in Canada e in Australia. I servizi sono un servizio di flight claim service che ultimamente è stato poco utilizzato perché si è volato poco, ma che pensiamo possa essere estremamente attuale, che consente semplicemente, entrando in una piattaforma digitale, inserendo il numero del volo, di verificare in caso di ritardo o cancellazione del volo la possibilità di un ricorso contro la compagnia aerea. E un document center, che è una repository di oltre 60 template, documenti scaricabili e compilabili facilmente per tutta una serie di tematiche legali, come ad esempio i contratti di affitto e con le utilities.
L'ultimo esempio invece è quello di una partnership esterna e credo che possa essere interessante. Abbiamo in accordo con una startup tecnologica che si chiama TAssisto24 lanciato il servizio di check multe e quindi con un sistema di intelligenza artificiale andando a scannerizzare il verbale della contravvenzione c'è la possibilità di verificare la ricorribilità contro una multa che si ritiene essere presa ingiustamente. Nel caso in cui il servizio dia un esito, uno score in positivo e il cliente voglia, diciamo così, intraprendere appunto il ricorso contro la contravvenzione, può acquistare una polizza ARAG e noi gli gestiamo la pratica di ricorso contro la contravvenzione. Beh, e qui torniamo anche all'importanza di sinergie che abbiano a che fare con l'evoluzione tecnologica, con tutte le nuove tecnologie, intelligenza artificiale, insomma, che dà modo di ampliare da una parte l'offerta ai clienti, ma soprattutto di essere sempre più efficaci e garantire il servizio, insomma, ai clienti. Credo che, anzi, questo forse sarebbe da mettere per primo. Peraltro interessante anche il tema più legale che ci introduceva Anesin, nel senso, facendo riferimento anche ai DPCM che da una parte appunto hanno portato questa difficoltà di districarsi in materia legale e a volte, no, anche di dare delle risposte, immagino la difficoltà è stata quella ai clienti, ma anche di organizzarsi, perché ogni due giorni, no, magari due giorni, no, non esageriamo, ma insomma ogni settimana, ogni due settimane c'era qualche regola nuova e che quindi magari andava a rovinare i piani già fissati. Detto questo, che è una riflessione che mi sento di fare proprio perché, ripeto, stiamo cercando di capire come guardare meglio il futuro, però certo, senza dimenticarci le difficoltà che abbiamo dovuto vivere in questo anno passato. Allora, come possono estendere le compagnie i servizi? Restiamo ancora su questa sollecitazione. Lorenzo Agresti, a lei. Grazie, è un tema molto affascinante. Faccio un passo indietro. Quello che stiamo registrando in questi ultimi anni è uno sforzo di tanti grandi attori nel business di allargare i propri perimetri sia in orizzontale, andando a occuparsi di mestieri che fanno qualcun altro, anche attraverso partnership o anche singolarmente, o a livello verticale disintermediando a valle o a monte. È una competizione feroce da questo punto di vista, che credo abbia al centro una parola che posso sintetizzare in rilevanza. L'idea è che ci stiamo avvicinando a un mondo in cui per ognuno di noi sarà naturale avere a che fare con una manciata di operatori, di corporation che siano per noi effettivamente rilevanti e siano in grado di gestire un po' le carte di tutto quello che ci serve. Abbiamo sicuramente in mente alcuni grandi player digitali che stanno facendo questo lavoro in maniera eccellente, tra l'altro. Ecco, essere rilevanti è un tema perché di base, se ci pensiamo, un'assicurazione rischia di essere, in senso classico, intendo, rischia di essere utile una volta nella vita, una volta ogni 10 anni. Ecco, essere rilevanti con questo tipo di posizionamento di business diventa molto complicato. Ed è per questo che la priorità che ci siamo dati era quella di allargare la capacità di dare risposte non solo al sinistro che capita una volta ogni tanto, ma anche a situazioni che hanno una frequenza maggiore, che possono avere un connotato più di assistenza o di servizio addirittura. Questo è lo sforzo che abbiamo fatto, sapendo che dobbiamo muoverci con, ahimè, con un po' di progressività, anche perché noi siamo banca, assicurazione, come Credit Trust, la joint venture tra Unicredit e il gruppo Allianz. E quindi il primo sforzo che abbiamo dovuto fare è farci riconoscere, dovendo parlare al cliente della banca come un autorevole interlocutore dal punto di vista delle assicurazioni. Quello che abbiamo fatto però è inserire nelle nostre soluzioni sempre più componenti che possono assomigliare più a quelle del servizio, quindi da poterle utilizzare molto più spesso, in modo da cominciare ad avere una frequenza di touch point decisamente diversa e quindi cominciare a costruire una logica di rilevanza decisamente diversa. Siamo partiti con delle partnership all'interno del gruppo Allianz, con Allianz Partners in particolare, che è leader di questi dei servizi di assistenza. Abbiamo costruito diverse soluzioni dedicate, altre partnership con la telematica applicata non solo all'auto ma anche al mondo della casa e della pet insurance. Sono situazioni che ci stanno permettendo effettivamente di imparare delle cose, anche perché un conto è essere bravi a risarcire, liquidare un sinistro che capita una volta ogni tanto e apprezzarlo adeguatamente chiaramente prima, un conto è fornire risposte in tempi brucianti, che è quella ormai l'attesa di qualsiasi cliente. Oggi sono oltre 100.000 le soluzioni, le componenti
che potremmo come dire, sintetizzare quasi di servizio che i nostri clienti hanno scelto, che quindi non sono state infilate dentro pacchetti, ma sono state scelte dai nostri clienti, che sono gestibili anche in totale autonomia via app, che consentono tempi di risposta molto rapidi, che sono dalla riparazione elettrodomestico alla richiesta di un intervento in emergenza, quindi quelli classici, elettricisti, idraulico, ma non solo, ma non sono più legati all'abitazione, ma sono legati alla famiglia, a qualsiasi componente della famiglia, ovunque esso sia, in qualsiasi fabbricato in quel momento si trovi, piuttosto che assistenza sul cyber risk, piuttosto che geolocalizzare il proprio animale domestico. Sono tutte situazioni decisamente lontane dall'assicurazione classica, ma ci permettono di costruire un rapporto molto più frequente con i nostri clienti e metterci alla prova per vedere se siamo in grado di dare risposte di qualità nei tempi in cui il consumatore di oggi si attende. Chiaramente il livello delle ambizioni si alza, perché non possiamo fermarci qui, e quello degli ecosistemi, e quindi dell'arricchire le parti, c'è una cosa su cui stiamo lavorando e stiamo ragionando in vista della ulteriore evoluzione della nostra gamma di soluzioni negli anni a venire. Questa è la strada, se sapremo percorrerla continueremo a essere rilevanti per i nostri clienti. In più, noi, avendo da questo punto di vista il vantaggio di essere all'interno della banca, che viceversa è utilizzata molto spesso dai clienti, ci possiamo in questa maniera costruire un percorso strategico di grande interesse. Se non saremo bravi abbastanza, ahimè, diventerà veramente complicato riuscire a tenere l'onda d'urto dei nuovi player che fanno dell'innovazione e della capacità di investimento il loro punto di forza. Certo, assolutamente sì. Del resto, appunto, qui si è messo in evidenza ancora il ruolo di partnership e sinergie, e poi anche il tema degli investimenti, cioè sempre più andare verso una diversificazione che comprende probabilmente quello che prima non mettevamo neanche in conto, no? Lo dicevamo, poi magari ci torniamo in chiusura con tutti voi. E del resto, quando si parla di investimento, la regola base numero uno è diversificazione, quindi ancor di più lo diventa anche e soprattutto in ambito assicurativo. Marco Bracchini, stessa domanda anche a lei, quindi esempi concreti per come dire, parlare dei nuovi servizi, come si può estendere l'offerta tenendo presente tutti questi cambiamenti? Sì, grazie per la domanda. Noi siamo partiti da una evidenza, direi determinante, no? Che è quella che non si può fare tutto da soli. Oggi le piattaforme, il tema della Open Insurance, della Open Innovation, ci mette a disposizione una serie di opportunità che vanno colte. Noi abbiamo approcciato a livello strategico il tema, ad esempio, delle piattaforme software as a service, che ci hanno permesso di essere tra i primi in Italia, per esempio, a approcciare il tema del cloud e del passaggio appunto a questo tipo di servizi, che ci ha permesso appunto di poter gestire un rapporto anche dal punto di vista della fornitura in una logica pay per use. Noi oggi siamo in grado di sfruttare tutta una serie di collaborazioni con partner tecnologici che ci danno appunto la possibilità di efficientare al meglio la gestione dei processi, avendo risposte in termini tecnici molto più rapide, quindi in termini proprio di risposte macchina, di tempi macchina, ma anche a costi sicuramente migliori di quelli che potevamo gestire quando facevamo tutto noi da soli in casa. Il tema quindi è assolutamente determinante, ma questo deve essere approcciato come un vero e proprio salto dal punto di vista strategico, perché impone un cambiamento radicale anche nell'approccio ovviamente culturale, no? Con cui si sposa questo tipo di percorso. E il tema appunto del cambiamento culturale, che porta poi a rivedere in maniera sostanziale il proprio modello, sia operativo che anche poi distributivo, è un ulteriore elemento fondamentale, no? In questo percorso. Noi abbiamo cercato di farlo, e oggi, tra l'altro, con uno dei nostri partner tecnologici, c'è chi ci ha in qualche modo definito anche trailblazer, no, del mercato assicurativo italiano, proprio perché abbiamo adottato questo tipo di approccio, ci permette di pensare un modello che anche a livello distributivo è un modello di fatto nuovo, per quanto in realtà ormai abbastanza comune anche ad altri player. Ed è il tema appunto di cercare di costruire, abilitati dalla tecnologia, un sistema di omnicanalità che valorizza il valore, l'asset distributivo della rete commerciale sul territorio, e che permette
al cliente di poter essere seguito senza soluzione di continuità, qualunque sia il touch point con cui viene ad interagire, che sia questo fisico o digitale. Al di là dell'aspetto tecnologico, con cui oggi quindi sicuramente gestiamo la nostra attività con una serie di partner, ci sono anche poi partner con cui lavoriamo in una logica di business e più di scopo, no? Noi, per farvi qualche esempio, andiamo a costruire un polo, no? Sulla mobilità, anche grazie alla nostra appartenenza al sistema ACI, che ci permette appunto di sviluppare al meglio il concetto di essere vicini anche a tutto il tema di come cambia, di come sta cambiando il sistema della mobilità urbana e anche extraurbana. Guardiamo quindi con attenzione a tutte queste nuove forme di spostamento e già anche sia con ACI ma anche con altri partner, ad esempio abbiamo annunciato l'accordo con Telepass, ci proponiamo appunto di realizzare delle coperture, delle garanzie assicurative che sempre più dentro hanno componenti di servizio a valore che creano appunto un maggior trasferimento, no, di contenuto ai nostri clienti e che porta sostanzialmente il nostro assicurato a guardare l'assicurazione e la copertura non più come uno strumento di risarcimento ma appunto come un ecosistema di servizi che gli permette in qualche modo di poter essere seguito nel corso della copertura assicurativa, prescindendo dal fatto che ci sia un sinistro o meno, ma con l'idea appunto che viene accompagnato in un percorso di prevenzione all'eventuale sinistro che è fatto di una serie di servizi che rendono in qualche modo ancora più interessante il tema del trasferimento di valore e di quello che poi viene definito il value for money, che è il vero percepito appunto lato cliente del servizio che ha, del servizio prodotto che ha comprato. Certo, ecco, permettetemi questa considerazione che non vuole essere assolutamente una caduta di stile, ma semplicemente un tirare le somme in modo proprio pratico, cioè l'assicurazione in questo in questa ottica non deve più essere quella a cui si danno solo i soldi, no? O quella a cui rivolgersi quando effettivamente c'è un problema, cioè deve essere un vero e proprio referente, un punto di riferimento per un percorso che, come diceva anche il dottor Bracchini, possa essere sempre a servizio di chi decide di rivolgersi. Ecco, questo è importante, perché si diceva in una delle tavole precedenti che spesso l'assicurazione è vista come un po' uno spauracchio, ecco, devo, no? L'assicuratore, invece no, e questo è importantissimo visto che i nostri punti di riferimento sono cambiati durante quest'anno e quindi di conseguenza l'evoluzione deve partire anche da lì. A questo punto io per arrivare alle conclusioni coinvolgerei tutti i miei ospiti a partire dal dottor Brandimarte con una domanda che funge un po' da riassunto di quello che abbiamo detto, cioè parliamo di trend. Cioè, quali sono i principali trend a questo punto? Possiamo fare anche un elenco, vedete voi, metterla una sorta di classifica, questo lo lascio a voi, che da tenere d'occhio, quindi che dobbiamo assolutamente monitorare nel medio-lungo periodo e che incentiveranno proprio la creazione di servizi, trattori di servizi differenti. Cioè, nel senso che metteranno insieme, abbiamo parlato di relazioni, di partnership, di sinergie, quindi che uniranno un po' tanti attori con una collaborazione che evidentemente fornirà un valore aggiunto per il futuro nel comparto assicurativo. Ecco, questo un po'. E che naturalmente garantiranno anche un fattore determinante di competitività, ecco. Certo. Assolutamente, allora, diciamo, volendo essere appunto un fungere da riassunto e un po' da sum up per i nostri ascoltatori, direi, allora, il primo trend è sicuramente quello degli investimenti in tecnologia, sostanzialmente certo. La tecnologia è abilitante in tutti i comparti, è stata abilitante nel settore assicurativo fino adesso, sarà ancora più abilitante, quindi ancora più pervasiva, quindi investimenti che aumentano e che diventano sempre più centrali, come i nostri colleghi stavano dicendo. Secondo tema fondamentale è quello dell'offerta che cambia, un'offerta che è sempre più customer centric, sempre più progettata, tarata e offerta al consumatore nel momento giusto, al tempo giusto, quindi che cambia in pricing, più vicino alle sue esigenze, che cambia in durata, da qui praticamente nasce
di prodotti nuovi, quindi delle famose on demand insurance che hanno, diciamo, un loro ruolo specifico nell'acquisire un nuovo target, ma anche tutta l'assicurazione connessa, quindi la casa, l'auto, il wearable, la salute, tutto quello che dicevamo legato agli ecosistemi. Quindi dalla parte degli investimenti, dall'altra un evolversi dell'offerta. Terzo trend sono i servizi, quindi un'offerta assicurativa che non è più distante dal consumatore, ma che essendo mobile customer centric comprende anche un livello di servizio alto valore aggiunto, quindi che è progettata e tarata sulle reali esigenze del consumatore, con cui ha un rapporto conversazionale col proprio cliente, che sia retail, che sia azienda. L'ulteriore trend sono le competenze, servono competenze nuove, che le assicurazioni in modo molto efficace, come è stato rappresentato dai colleghi, stanno facendo, quindi chi si dota di partner tecnologici, chi diciamo, lavora nella crescita delle risorse interne, si creano nuovi laboratori, quindi le competenze devono evolvere di natura tecnologica e digitale. Un altro trend, credo molto interessante, che appunto è stato toccato, però mi piace anche perché, diciamo, perché migliora un po' tutta la percezione dell'industria anche di chi non è nelle assicurazioni, è la collaboratività. Quindi questi ecosistemi di industriali di offerta si allargano fra player diversi. Quindi Sara lavora con Telepass, utilizza dei player tecnologici terzi, si investe nelle start-up che stanno nascendo, quindi è un settore assicurativo che anche a livello di approccio mentale si apre. Torniamo al discorso della mentalità. Esatto, quindi c'è un tema tecnologico, certo, ma anche mentale. Quindi questa contaminazione fra settori non può che far, già sta facendo bene, quindi le professionalità migliorano, i giovani riescono a vedere le cose in modo diverso e il consumatore, che alla fine è il cliente finale, che deve essere educato, che ha sempre visto il comparto assicurativo come distante dalle proprie esigenze, comincia a vederlo più vicino. Okay? Certo. Perché a offrirmi la mia assicurazione non è un brand che mi serve una volta l'anno, ma forse è Telepass, forse è la mia utility, forse è la mia telco, è un brand con cui io interagisco, o forse è Amazon, è qualcuno con cui io interagisco più di frequente. Quindi umanizza, avvicina e crea grandi opportunità. Ottimo, Roberto Anesin, stessa domanda a lei, stessa riflessione più che domanda, perché poi è vero che vi ho chiesto quali trend ci sono, però è un po' un sum up, come diceva il dottor Brandimarte, prego. Assolutamente, grazie. Beh, devo dire che concordo in gran parte con quello che è stato detto, infatti dal mio punto di vista direi che possiamo riassumere principalmente in tre grandi trend che io vedo, quindi un'accelerazione nello sviluppo di questi ecosistemi, ecosistemi sostenibili di prodotti e servizi sviluppati sia internamente ma anche in partnership con società esterne, come è stato detto, e dove la tecnologia è senz'altro fattore abilitante e centrale in questo. Tecnologia anche dal mio punto di vista che verrà sempre maggiormente utilizzata anche al servizio delle reti, degli intermediari professionali, che rimarranno centrali nella distribuzione danni, come dicevo, dal nostro osservatorio, soprattutto per quanto riguarda alcuni ambiti ad elevata specializzazione, con dei sistemi ibridi dove aumenteranno i touch point con i clienti, ma saranno poi i clienti a decidere le migliori modalità di fruizione di queste opportunità che verranno date. Il terzo tema è sempre legato a quanto è già stato detto sul concetto di open insurance e quindi anche qui investimenti in tecnologia che rendano le compagnie in grado di dialogare in maniera aperta e di interagire con soggetti magari anche nuovi che si affacceranno nel mercato distributivo assicurativo. È stata citata Amazon, che è sempre quella più magari che fa più notizia, ma in realtà ci sono un sacco di player nuovi, alternativi, con modalità diverse che si stanno affacciando nel nostro settore, quindi credo che questo sia il terzo elemento da tenere in grande considerazione. Ecco, io mi sono appuntata, tutto deve diventare più fruibile ancora, no? Diciamo prima più diversificazione, più apertura e quindi maggiore fruibilità da parte di tutti gli attori che faranno parte di questo ecosistema sostenibile, così colleghiamo un po' tutto. Lorenzo Agresti, a lei. Beh, io ne dico una sola, tecnologia. Tecnologia perché la tecnologia ci serve per poter essere
attuali compresi dalle nuove generazioni, che sono il mercato di domani, che si muove su schemi completamente diversi da quelli a cui siamo abituati. Tecnologia, perché non si può pensare oggi di non essere totalmente multicanale, quindi poter dare la possibilità ai clienti con qualsiasi modalità di poter interagire con noi. Tecnologia ancora, perché è quella che ci serve per capire cosa serve veramente ai nostri clienti e quando gli serve, quando è il momento delle scelte, perché ricordiamoci, comunque la cultura del nostro paese rimane quella di una sottovalutazione di questi bisogni, e quindi anche individuare il momento, la sensibilità, il momento migliore in cui andare con una proposta di quello che serve è assolutamente importante. Tecnologia per dare risposte veloci ed efficienti, quindi senza la tecnologia difficilmente la nostra industria potrà restare al passo e dare risposte di valore ai nostri clienti. E qui per la seconda volta fatto un appello a tutti coloro che lavorano nel comparto assicurativo, come dire, le sfide ci sono, dobbiamo essere, ecco, in buona parte dobbiamo sperare che alcuni processi vengano anche accelerati grazie agli interventi di X persone, però siamo noi primi, dice appunto Lorenzo Agresti, a dover far sì che questo possa avvenire, altrimenti sarà anche solo colpa nostra. Allora, Marco Bracchini, ma come tutte le cose, insomma, però è importante anche sottolineare questo. Marco Bracchini. Sì, ma parlando alla fine del giro di tavolo, ovviamente potrei semplicemente ripercorrere quanto già detto dai colleghi, ma non lo ritengo utile. Quello su cui tornerei però è un tema che è stato già toccato e che secondo me può sintetizzare in maniera molto importante, no, il percorso che dovremmo fare, comunque il percorso su cui ci stiamo impegnando, che è un po' il tema dei dati, no? Dati, dati, dati. Quello che farà la differenza sarà proprio saper gestire con le giuste competenze, anche questo è un altro tema fondamentale, il tema del dato, no? Noi abbiamo l'ambizione di diventare in un periodo non troppo lungo una data driven company che ha come obiettivo proprio quello di, se mi consenti una logica marketing, no, di avere la customer view 360, cioè conoscere il cliente in maniera piena e completa attraverso l'interpretazione dei dati, e questo non solo per un tema tariffario, comunque importante, ma anche proprio per saper essere lì e proporre la soluzione giusta al momento giusto e nei modi giusti, superando così anche questo tema importante che abbiamo più volte toccato nel corso del dibattito, che è il tema anche della scarsa cultura assicurativa, che sicuramente contraddistingue un po' tutti noi, in particolare ovviamente chi non è addetto ai lavori. Per cui direi che questo può sintetizzare un po' il tema, ed è un argomento su cui credo tutti stiamo lavorando e che farà veramente la differenza poi su chi saprà appunto utilizzarli al meglio, in una logica poi che sia ovviamente sempre compliant, perché non ci scordiamo che anche qui è stato già detto i dati vanno gestiti in maniera etica, ma comunque utilizzati per fornire una logica sempre di marketing il miglior servizio possibile, il miglior trasferimento di valore a tutti gli assicurati. Certo, potremmo in conclusione proprio prendere la parola formazione, che è quella che racchiude tutto, no? Formazione a 360 gradi rispetto ai nuovi processi, rispetto ai nuovi cambiamenti, alla nuova normalità, rispetto a una cultura, non solo nel comparto assicurativo, ma in generale finanziaria, certo, che spesso è un po' carente, certo, ma insomma questo è un problema che credo che però in qualche modo si stia risolvendo, no? Si parla sempre di più di educazione finanziaria anche fin dalla giovane età, i bambini, quindi speriamo, e di conseguenza anche del comparto assicurativo, questo è chiaro. Allora, direi che possiamo chiudere questa tavola rotonda. Ci sono, io lo dico sempre, tante cose ancora da dire, ci sarebbero ancora tante cose da dire, anche se molte sono state già messe sul tavolo, ma insomma mi auguro insieme a tutti voi di poter riprendere questi temi. Anzi, a questo proposito,
proposito, vi mostro i nostri prossimi appuntamenti dedicati al tema insurance. L'abbiamo visto passare più volte, eccolo qua il nostro bumper. I protagonisti dell'insurance, come lo siete voi e che ci possono aiutare a capire di più, nel prossimo numero della nostra rivista, appunto, non nel prossimo numero, a novembre e gennaio ci sarà uno speciale focus su questo e mi auguro che potrete essere con noi ancora. Dottor Brandi Marte, lei ci sarà? Volentieri. Ottimo. Anesin Brachini Agresti? Assolutamente sì, con piacere. Ok. Senz'altro. Benissimo. Come si può rifiutare? Oh, benissimo. Anche perché un invito in diretta così, insomma, è abbastanza complicato. No, ma credo che... Allora, adesso stiamo ripartendo, così chiudiamo in modo circolare rispetto all'intro che abbiamo fatto in apertura dei lavori questa mattina. Però è appena cominciato questo processo di ripartenza. Invece, diciamo che novembre, dicembre, insomma, a fine anno certo. Potremmo forse fare un bilancio un po' più effettivo. Quindi, al di là degli scherzi, insomma, mi auguro davvero che voi possiate essere ancora con noi per tirare le somme ancora di più. Ringrazio quindi Simone Ranucci, Brandi Marte, Iolo Group e Italian Insurtech Association, grazie per essere stato con noi, Roberto Anesin, Arag Italy, grazie Roberto, grazie, anche a lei, arrivederci a tutti. Marco Bracchini, Gruppo Sara Assicurazioni, grazie per il suo contributo, grazie a voi, buona giornata, e Lorenzo Agresti, Credit Trust Assicurazioni, grazie anche a lei. Grazie, è stato un piacere. E questi sono i protagonisti della nostra giornata dedicata proprio al comparto assicurativo. Detto questo, io ringrazio tutti voi anche che ci avete seguito da remoto. Mi auguro che ci saranno tanti eventi e sicuramente ce ne saranno, magari anche in presenza, proprio per approfondire ancora di più il tema delle relazioni e delle sinergie. Che dire, grazie ancora, buona giornata e a presto.